Al di là dei 3 punti, la cosa che più gratifica è per come sono venuti, nel senso che siamo andati sotto dopo una sbavatura che contro una squadra estremamente tonica che concedeva obiettivamente veramente poco. La cosa che gratifica, dicevo, non è aver vinto, ma come abbiamo vinto. Abbiamo fatto l'1-1, dopo l'1-0 loro c'è stata una reazione assolutamente veemente e dopo l'1-1 mancava 2 minuti, 1 minuto e mezzo e non c'è stato un giocatore che mi ha detto abbiamo pareggiato, ma tutti hanno detto andiamo a vincere. Il vero problema non è se va via uno di questi giocatori, è chiaro che per andare via ci devono essere dei vantaggi sia per il giocatore che per la società, io questo non lo so, non faccio io il mercato quindi non lo posso sapere, ma il vero problema non è se vanno via, il vero problema è che se vanno via ci devono essere già i sostituti pronti da essere presi e soprattutto sostituti che abbiano un senso in un discorso di programmazione, se no non sopravvivi. Quindi noi non possiamo pensare che Glicky giochi nel Torino fino a 36 anni, Cerci fino a 37 e Immobile fino a 40. No, non è questo il calcio è fatto di risultati sportivi, risultati economici sono strettamente legati, ma senza risultati economici non vai da nessuna parte. E quando tu hai venduto Obonna e hai preso dei giocatori, Immobile, voi stessi non eravate neanche convinti di Immobile. Quindi se noi dovesse andare via uno di questi e ne pigliamo altri due di Immobile, tra virgolette, come sono arrivati, è evidente che tu incominci a crescere anno dopo anno. La crescita. Quando parlo di crescita, prima questa è programmazione, quando parlo di crescita, la crescita lo dico con grande umiltà per carità di Dio, però deve essere di tutto l'ambiente.